È finito il primo atto, ragazzi, il primo atto della Copa Libertadores, della partita che andrà a cambiare la storia del calcio sudamericano, la partita che ha messo di fronte River Plate e Boca Junior per la prima volta nella storia della Copa Libertadores. Prima volta perché, ragazzi, ve l'avevo già detto, semplicemente perché prima non potevano affrontarsi due squadre della stessa nazionalità in finale, ma è l'ultima volta che ci sarà la doppia finale e il primo atto è stato archiviato. Certo, ragazzi, che vedere il calcio mi fa ridere chi dice che il calcio sudamericano è di un livello più basso. Ragazzi, vedere il calcio sudamericano è uno spettacolo. L'unica cosa che mi dispiace è dover vedere una partita e nel contempo vedere Juventus-Milan, perché poi sono due partite di altissimo livello. Potevano rinviarle, però ragazzi, ma che, di che cosa stiamo parlando? È un divertimento puro, è cuore. Tu li vedi giocare con il cuore in mano. E difatti, di che cosa parliamo? Parliamo di una partita che appena l'arbitro fischia, le due squadre a lancioni in avanti, subito a cercare il gol. Proprio le tattiche sono saltati immediatamente. Ci avete presente quei 5 minuti finali in cui magari le squadre stanno 1-1 ed entrambi hanno bisogno della vittoria per salvarsi o per andare in Champions League? Esatto, ragazzi, questo è stato per 90 minuti. Due squadre che buttavano avanti il pallone, che provavano a far gol, che giocavano con il cuore. Voi non potete capire perché non segue per chi non segue il calcio sudamericano. E ragazzi, Borghi come fa vivere il calcio sudamericano? Lui praticamente non lo fa vivere nessuno. Per chi non segue il calcio, non può capire come è sentito lì, cosa si sente quando una squadra come il Boca affronta una squadra come il River, soprattutto in finale di Copa Libertadores. E che cosa ci dice questa partita? Ci dice che non è finito niente. Ci dice che fra 7 giorni, probabilmente 6, visto che questa è stata rinviata, tra 6 giorni sarà tutto ancora una volta aperto, perché niente è deciso e perché Boca River, dopo che ieri Dio non ha voluto farla giocare, probabilmente anche il Dio non ha voluto farla giocare facendo piovere e diluviare sul campo, fra 7 giorni si decide tutto. E allora è rinviato, e allora in bocca al lupo, e allora ci vediamo fra 7 giorni per il secondo atto della finale più importante della storia del calcio. Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.